Recensione di Wiko Darkful Hell, lo smartphone dual SIM che arriva dalla Francia in vendita a meno di 300 euro. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it. Avete davanti a voi, davanti ai vostri occhi, la confezione di Wiko Darkful Hell. Se non conoscete il brand Wiko è perché Wiko è un'azienda francese, un'azienda che tra l'altro è il terzo produttore in Francia, quindi non è un ultimo arrivato, non è un nuovo arrivato, soprattutto è un nuovo arrivato per l'Italia. Questa è la confezione Darkful Hell, che è lo smartphone top di gamma dell'azienda. La confezione è abbastanza particolare, ora qui c'è un pezzo di nastro adesivo perché essendo stata già aperta soffre dello stesso problema delle confezioni Apple simili a queste, ovvero che poi sono difficili da richiudere. All'interno però abbiamo un contenuto interessante, abbiamo un cavo USB micro USB piatto, quindi anti arrotolamento e anti sciupatura. Abbiamo poi auricolari stereo in-ear, sempre con cavo piatto, alimentatore italiano USB, gommini manualistica e, l'avevo già rimosso ma ve lo faccio vedere, in questa bustina abbiamo il pin per rimuovere la scheda e poi abbiamo tre adattatori, uno da nano SIM a micro SIM, che ci è molto utile se abbiamo un nano SIM, non mette a fuoco, ecco qua, e due invece da micro SIM a SIM normale. L'idea è che se dovete tagliare la SIM o cambiarla apposta per questo Wiko, poi potete anche tornare indietro. Questo è un po' il senso di questi adattatori, visto che il nostro Wiko Darkful Hell ha due slot per la SIM e sono entrambi micro SIM, forse ho detto micro SD, quindi micro SIM, non micro SD ovviamente. Anzi, niente micro SD perché non c'è memoria espandibile. Questi due sportellini sono un po' spigolosi, sembrano un po' grezzi, come se fossero stati tagliati in modo un po' grezzo, ed è l'unica cosa che è un po' stona nel design di questo Wiko. Questa parte qui centrale è in alluminio, quindi è in metallo, mi è stato confermato dopo il mio unboxing dove non ero esattamente sicuro. Abbiamo una fotocamera da 13 megapixel con lo vedete, addirittura un doppio LED flash. Registra video a 1080p, quindi in Full HD. E abbiamo poi ovviamente anche la fotocamera frontale. Qui abbiamo lo speaker posto qua dietro, che è stata una posizione un po' infelice ma che lo penalizza solo fino a un certo punto. Il jack audio che è qua sotto, sul lato superiore abbiamo la porta micro USB, sul lato destro il bilancio del volume e il tasto di accensione. Devo dire che lo smartphone è molto sottile, molto leggero, ma forse un po' troppo liscio e tende un po' a scivolare di mano durante alcune operazioni. Se siamo magari un po' impegnati e cerchiamo di utilizzarlo con una sola mano, dovremmo stare un po' attenti. Mi è successo un paio di volte di rischiare di vedermelo scivolare dalle mani. Qualche altra indicazione tecnica: il processore è un MediaTek quad core da 1.5 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, batteria da 2000 mAh e lo schermo, che è da 5 pollici, l'abbiamo detto. Quello che non abbiamo detto è la sua risoluzione, che è Full HD 1920x1080 pixel. Quindi anche rispetto ad altri smartphone che abbiamo già provato dual SIM, questo Wiko è veramente un top di gamma. In più rispetto agli altri ha 2 GB di RAM e uno schermo Full HD e una fotocamera da 13 megapixel, che tutto questo, almeno sulla carta, tutto insieme, non è assolutamente male. Connettività HSUPA, abbiamo detto doppia SIM, possibilità di utilizzare il 3G su entrambe le SIM, una alla volta, ma possiamo scegliere su quale delle due SIM utilizzarlo. Un'altra cosa abbastanza interessante che vi dico subito, che ho notato relativo al fatto delle due SIM, è che se la seconda SIM non è inserita come ora, non rimane comunque il simbolo con la croce che ci tormenterà tutto il tempo per dirci che non c'è una seconda SIM inserita. Se lo acquisterete, probabilmente lo acquisterete perché vi interessa la doppia SIM, ma può accadere e io ve lo faccio comunque presente. Android 4.2.1 mi pare. Questi sono i toggle delle notifiche. Abbiamo in più il tasto rapido per la connessione dati, quello per i profili, il timeout e la rotazione automatica. Questi MediaTek si assomigliano un pochino tutti, più o meno quel menu è sempre uguale. Info sul telefono 4.2.1. Lo smartphone si chiama Darkful Hell, che secondo me è un nome un po', non so, un po' pacchiano forse, perdonatemi. Per fortuna però non è brandizzato da nessuna parte con questo marchio, c'è solo il brand Wiko, quindi non è necessario ricordarlo a tutti in ogni momento.
possibilità di accendere o spegnere automaticamente lo smartphone a predefiniti orari, e in più abbiamo queste smart gesture che sfruttano tutte il sensore di prossimità. Possiamo ovviamente, da quelle più semplici che riguardano la disattivazione del suono durante la riproduzione di musica o telefonate, alla possibilità di rispondere avvicinando all'orecchio, chiamare avvicinando il telefono con un contatto aperto all'orecchio, e quelle che ho lasciato attive, che sono quelle in teoria un pochino più utili, ma lo sono in realtà solo fino a un certo punto. Questo screenshot via sensore, dopo aver provato inutilmente a fare screenshot, alla fine abbiamo realizzato che in realtà non si tratta di screenshot, ma si tratta di scattare foto. Dopo vari tentativi in cui la fotocamera si attivava automaticamente, lo abbiamo compreso anche noi. Già che sono qui, vi mostro la fotocamera, poi torno alle gesture. Fotocamera che ha qui degli effetti in tempo reale che sono abbastanza interessanti e che non avevo visto sugli altri MediaTek. Di solito la fotocamera si assomiglia, cosa che non è vera qui. Cinemagraph in pratica permette di realizzare delle foto dove soltanto una parte della foto si anima. Abbiamo la photosphere, abbiamo la gomma, ovvero la possibilità di eliminare un oggetto in movimento dalle foto. Poi abbiamo le varie scene, che tra l'altro sono tradotte non proprio benissimo. In generale il software ha delle traduzioni un pochino così, un po' approssimative, e qui vedete la traduzione sfora sui tasti. Comunque abbiamo l'HDR e funziona abbastanza bene. Tornando alle gesture, l'altra che ho trovato un pochino più convincente è lo sblocco con il gesto, che però non funziona da spento ma funziona solo da qui, andando quindi a ridurne in parte l'utilità. Più che utilità, io direi che è una cosa divertente da mostrare agli amici e non molto di più. Andiamo un pochino più veloci. Allora, andiamo a caricare il desktop di The Verge. Ovviamente mi fa vedere così perché ho chiesto di caricare la versione desktop. Ricordo, schermo Full HD, quindi un'esperienza di un certo livello, se così vogliamo dire, per la navigazione web, perché si riesce abbastanza tranquillamente a leggere anche le scritte un pochino più piccole senza dover operare sullo zoom. Ok, ha messo a fuoco, lo vedete. Ecco qua. Scrolliamo, lasciamogli caricare le immagini. Forse ci siamo. Ok. Quindi questo è lo scroll. Questo MediaTek, come un po' tutti, si comporta discretamente. Doppio tap abbastanza veloce. Abbiamo il ridimensionamento del testo alla colonna se utilizziamo il doppio tap, avete visto. Ok, facciamo così, poi doppio tap, il testo si adatta. Ancora, i software preinstallati sono pochi, quelli di Wiko. Abbiamo Asphalt 7, che è completo ed è preinstallato. Abbiamo poi l'applicazione per fare un backup e il ripristino dei propri dati, una to-do list, un file manager, come su tutti i MediaTek, un software per gestire dispositivi in ingresso, supporta l'USB on the go, quindi possiamo aggiungere chiavette tramite adattatore per leggerne il contenuto. Player audio, che è purtroppo quello bruttissimo di Android stock che io credevo di non avrei mai più rivisto, invece ci incontriamo nuovamente. Allora, l'audio non è esattamente il punto più forte di questo dispositivo. Si poteva fare un pochino meglio. Poggiandolo su un piano non viene attenuato così tanto se il piano è rigido. Ovviamente, essendo comunque posto dietro, se lo mettete su un cuscino, su un divano, qualsiasi cosa, ovviamente il suono viene attutito in modo più consistente. Abbiamo la radio FM, che viene tradotto con trasmissione FM. Pensavo fosse un trasmettitore FM inizialmente. Riptide GP2 lo apro per mostrarvi i giochi. Vi racconto un paio di cose che non ho detto durante il test. Il telefono supporta la videochiamata standard, cosa che non è esattamente da tutti i dispositivi ormai, e invece non è associato Google Now, andando da
come si suol dire, di palo in frasca, non è associato Google Now a nessun tasto qua sotto, quindi l'unico modo per abilitare Google Now è tenere la scorciatoia in home. Allora, per i giochi non è esattamente il meglio che si è mai visto, almeno non abbiamo la fluidità che ci si aspetterebbe da un quad core da 1.5 GHz. Oltre al fatto che lo speaker è piccolo ed è facile coprirlo con un dito. Ok, direi che può bastare perché avete visto fin da subito che il frame rate è veramente basso e non è quello che ci aspetteremo da un MediaTek quad core o da un MediaTek in generale. Non è assolutamente il primo MediaTek che proviamo, anzi, di solito i risultati non sono di questo tipo. Porto un attimo lo smartphone fuori così faccio una chiamata e lo metto in viva voce. Ovviamente ci sono i colori separati per le due SIM. In generale la qualità audio, l'audio è abbastanza buona, lo speaker per viva voce invece è abbastanza basso e rende ancora un pochino peggio della musica oltretutto. Per quanto riguarda il segnale non è possibile bloccarlo in 2G, possiamo bloccarlo solo in 3G, però comunque ha una buona tenuta del segnale 3G anche in zone un pochino più difficoltose. Ci sono un paio di cose importanti da dire su questo Dark Full Hell che non riguardano la recensione ma riguardano il prezzo, che è di 299€, anche se ormai mi sa che il prezzo è stato già abbassato ufficialmente a 279€, che è un prezzo abbastanza competitivo se andiamo a metterlo in comparazione con altri dispositivi in base alla sua scheda tecnica, ripeto, schermo Full HD, fotocamera 13 megapixel. L'altra cosa molto importante riguarda l'assistenza tecnica che Wiko fa in Italia. Si parla di 182 punti di raccolta e riparazione o sostituzione in 72 ore dal momento in cui Wiko riceve il vostro dispositivo. Quindi il tutto si traduce in massimo, lo sto ipotizzando io ma più o meno siamo lì, 7-10 giorni dal momento in cui portate lo smartphone a riparare, che non è assolutamente poco, specialmente se paragonato ai rispettivi concorrenti dual SIM MediaTek che potrebbe avere questo Wiko Dark Full Hell. Un prodotto quindi molto molto interessante, che non è perfetto ma per il prezzo a cui viene proposto ha un hardware veramente molto interessante. Per questa recensione di Wiko Dark Full Hell è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.